questa nuova puntata del TG Gramsci, allora, dove noi vi racconteremo grandi eventi creativi e vi accompagneremo in un percorso senza fine. Grazie per l'attenzione. Ora io passerei la parola ai miei colleghi reporter. Arrivederci. Premiazione concorso, navigare sicuri contro bulli e cyberbulli. Il 6 marzo si è svolta la terza edizione del concorso in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Al progetto hanno partecipato tutte le classi quarte e quinte della Marconi e tutte le classi dell'Istituto Gramsci, tutta la sezione A, B, C, le classi seconda F e terza G. L'evento è stato trasmesso online sulla piattaforma Meet. Il tutto coordinato dalla professoressa Marilena Ferraro. Nei panni dei giudici troviamo l'assessore Fanucci, e il tenente Sgueglia. Un lavoro molto difficile, ma per noi sono stati tutti vincitori, dicono i nostri giudici, che si sono trovati in difficoltà vista la bellezza di tutti i lavori. Ma il momento più atteso della mattinata è il momento della premiazione, dove tutti i ragazzi erano tesi e impazienti di vedere la classifica. Se anche voi siete curiosi dei risultati dei ragazzi, ecco la classifica. Nella sezione della scuola primaria della Marconi, al primo posto troviamo la classe quinta, delle sezioni A, B e C, con un pari merito. Al secondo posto la classe quinta E, al terzo posto la classe quarta D, mentre nelle menzioni speciali la classe quinta D con il lavoro sul bullismo e cyberbullismo. Nella sezione della scuola secondaria Gramsci, al primo posto troviamo la terza D, al secondo posto la classe seconda A, al terzo posto la classe seconda F, mentre nelle menzioni speciali troviamo la classe terza G. Trionfo delle C Gramsci che si aggiudica l'intero podio al concorso di poesia. Il venerdì 24 marzo, presso l'Istituto Comprensivo Arturo Toscanini, si è svolta la premiazione della prima edizione del concorso di poesie in ricordo di Roberto Fiorentini, giovane ricercatore venuto a mancare nel dicembre del 2019, mentre si trovava negli Stati Uniti. Il nostro istituto ha accolto con grande partecipazione l'invito. All'evento era presente un grande numero di alunni della sezione A, B, D ed F, accompagnati dalle famiglie e dalla professoressa Cinzia e Barbara Petazzi e dal professore Salvatore Ragozzino. Numerose classi del C Gramsci sono riuscite ad ottenere il premio. Appunto, tra questi ci sono la prima e terza B, la prima, seconda e la terza D e la seconda F. Il Don Quixote di Miguel de Cervantes. La mattina del 17 marzo gli alunni delle classi diverse si sono diretti verso il Teatro Europa di Aprilia per assistere a uno spettacolo in lingua spagnola. Insomma, un'esperienza unica accompagnata da un dibattito finale con gli attori. I personaggi principali di questo spettacolo sono Sancho Panza e Don Quixote, scrittore spagnolo del Siglo d'Oro. Questo musical, al contrario degli altri, non narrava delle solite avventure coraggiose mai affacciate di Don Quixote, bensì di quelle di Sancho Panza, spesso messo in ombra dal cavaliere. Alla fine dello spettacolo, gli interpreti sono stati lieti di rispondere alle entusiaste domande dei ragazzi. Questo evento è stato organizzato dai professori Valerio De Filippi e Ada Catalano. Il Greco di Era Marconi. Anche gli alunni della scuola primaria festeggiano il Big Bang Day il 14 marzo per la nascita del grande scienziato Albert Einstein. Infatti, anche alla scuola primaria, gli alunni hanno rappresentato qualcosa per inaugurare questa data. Le classi A, B, C, D, E hanno costruito un puzzle basandosi sul simbolo Big Bang. Le classi secondi invece hanno realizzato un pixel art che rappresenta lo scienziato Albert Einstein. Le terze delle sezioni A, B, C hanno acquisito conoscenza del pi greco giocando online e hanno preparato una bustina con tangram di gomma Eva. Le restanti invece hanno realizzato un lapbook con diversi giochi matematici e hanno risolto un codice verba. Le quarte si sono date a un pop-up raffigurante lo scienziato Einstein. Le classi quinte, sezione A, B, C, hanno approfondito i nomi dei primi che arrivano fino a 100 utilizzando il crivello di Eratostene, che approfondiranno più avanti negli studi. La giornata del pi greco ha interessato molti bambini facendoli avvicinare alla matematica.
il corso di giornalismo web. Sapevate che da un semplice corso si può diventare giornalisti? Anche quest'anno si è svolto il corso di giornalismo web, gestito dalla professoressa Marilena Ferraro. Le lezioni quest'anno si svolgono anche con gli alunni delle quarte e quinte sezioni del Plesso Marconi e anche con gli alunni dell'Istituto Antonio Gramsci. Nel corso di giornalismo web si possono imparare diverse cose, come saper riconoscere la differenza tra informazione e notizia, saper sviluppare l'intestazione di un giornale, saper usare bene e riconoscere le fake news e usare bene i social e il computer. Tutte queste cose si possono imparare solamente al corso giornalismo web. La lezione di legalità con i carabinieri. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria hanno partecipato al concorso Formazione della cultura e della legalità, insieme al tenente Angelo Sgueia e al maresciallo Giuseppe Carella della sezione operativa di Aprilia. I ragazzi hanno affrontato il tema della legalità, di cyberbullismo e di bullismo, grazie alla visione di un filmato e dai racconti dei due carabinieri. Prima della fine dell'incontro i ragazzi hanno fatto tante domande per chiarire ogni loro dubbio e hanno partecipato con attenzione e curiosità all'incontro perché si sono avvicinati a temi molto attuali per la crescita della loro vita quotidiana. Ritorna la magia del carnevale aprigliano. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Gramsci tornano a festeggiare il carnevale in piazza. Il nostro istituto ha una tradizione che coinvolge i bambini della scuola primaria e i piccoli alunni dell'infanzia arcobaleno per sfilare in piazza sfoggiando allegria. Il tema di quest'anno era stata la magia del carnevale. Questo aveva un vero e proprio significato, cioè quello di avere l'opportunità di conoscere le usanze e la cultura del posto in cui si vive. Per questo il lavoro di comune e insegnanti è stato molto impegnativo, ci sono stati tantissimi splendidi costumi. I bambini della scuola infanzia Arcobaleno si sono travestiti da folletti del bosco, i bambini della prima elementare Marconi si sono travestiti da folletti, i bambini della seconda portano i maghi. Le classi terze erano travestiti i maschi da draghi e le femmine da unicorni. I ragazzi delle quarte portano Peter Pan e Trilli, mentre quelli delle quinte erano travestiti da Harry Potter. Il giovedì e il martedì grasso i bambini hanno contribuito a portare tanta gioia e felicità da ben 2 anni, facendolo diventare un super carnevale aprigliano. E i ragazzi finalmente hanno sfilato con più di 100 sorrisi senza mascherine. Sulle tracce del nostro, gli alunni della seconda D della scuola secondaria hanno partecipato a un progetto sul romanzo di Frankenstein di Mary Shelley. Questo progetto è da parte della professoressa Barbara Pedrazzi. I dialoghi tra il creatore e la sua creatura, tra il bene e il male, tra il positivo e il negativo, tra normalità e degenerazione, hanno attirato l'attenzione dei ragazzi. Dentro il romanzo si riassumono frasi alterne. L'uno pentito di aver superato i limiti imposti all'uomo sulla vita e sulla morte. Per arricchire l'approfondimento su Frankenstein, la classe secondaria D, scuola secondaria, ha creato dei lapbook, segnalibri e cavirdage. Questa classe si è divertita molto facendo tutte queste cose e aspettando un nuovo viaggio e scoprire cose nuove. Torna nella memoria parole testimoni. La scuola secondaria dell'Istituto Antonio Gramsci, in occasione della giornata della memoria, ha riflettuto sui fatti accaduti in modo che non si riverificano in futuro. Gli alunni delle sezioni DEF hanno lavorato con la professoressa Barbara e Cinzia Petrazzi attraverso laboratori, lapbook, dipinti e mail art. Gli alunni della sezione A, guidati dalla professoressa Milena Ferraro, hanno svolto un percorso in digital storytelling realizzando poster con Canva, Cospes e Edu per rappresentare in realtà aumentata la vita di Liliana Segre e di Anna Frank. E hanno realizzato mappe con Google Earth dove hanno evidenziato i luoghi dove ci sono le pietre d'inciampo. Gli alunni delle classi terza B e terza C, guidati dal prof. Ragozzino Salvatore,
hanno approfondito la giornata della memoria con la lettura dell'articolo Quel 27 gennaio 1945 ai cancelli di Auschwitz di Marco Travaglini. Gli alunni della prima C hanno scritto le loro riflessioni su tale giorno dopo aver ascoltato la professoressa De Cinti Lucia, che ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza, avendo accompagnato i ragazzi ad Auschwitz negli altri anni. Giornata della memoria della scuola Marconi. Nella scuola Marconi i bambini hanno riflettuto su quanto sia importante ricordare attraverso la voce digitale e ascoltare sulle parole dei superstiti della Shoah. Le classi di F ascoltano alcune frasi di Anne Frank, ascoltando alcune frasi di Anne Frank hanno capito che in quel momento orribile nelle teste c'erano ancora dei pensieri di bontà. Attraverso il materiale digitale la classe terza E è entrata nella casa di Anna Frank con un solo click. Nel mese delle quinte hanno proposto il libro La stella di Andrea Tati. I bambini delle elementari hanno compreso quanto sia importante ricordare, ma anche quanto sia brutta l'indifferenza. Quindi possiamo vedere come gli alunni si siano interessati e avvicinati allo studio di questi eventi affinché non accadano più. Note per Mazzoni. Sabato 21 gennaio 2023, in occasione della settimana di omaggio a Mazzoni, i docenti di tromba, il professore Stefano Catena e di pianoforte, il professore Enrico Maria Polimanti, hanno accolto il bellissimo invito della dottoressa Maria Sole Gardulli, direttrice del Museo Manzù di Ardea, accompagnando le classi seconda G e terza G di pianoforte e tromba del corso musicale dell'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Aprilia al concerto Note per Manzù. Il folto pubblico è presente ha seguito con attenzione l'esecuzione dei vari brani musicali e applaudito con convinzione gli alunni preparati con grande impegno dai docenti Catena e Polimanti. La dottoressa Marisole Cardulli si è complimentata con gli alunni e con i docenti per l'ottimo lavoro svolto e ha ribadito la volontà di far tornare gli stessi in un'altra manifestazione. La bella giornata si è conclusa con la visita giudicata dalla direttrice stessa del Museo Manzù di Ardea dedicato a Giacomo Manzù. Grande affluenza agli Open Day. Il 14 gennaio nella scuola secondaria di primo grado Antonio Gramsci si è svolto il secondo Open Day per offrire ai genitori e ai bambini una conoscenza più approfondita sui corsi della scuola. I genitori sono stati accolti nell'aula magna dal vicepreside Moreno Pasqualone e dalla professoressa Marilena Ferraro. I visitatori hanno potuto vedere molte delle attività svolte dai ragazzi nei vari laboratori della classe 4.0, al percorso musicale e al corso d'inglese potenziato. Nel laboratorio espressivo, invece, i genitori con i bambini hanno assistito alle rappresentazioni letterarie della prima B, mentre le classi seconde e terze C hanno presentato alcuni lavori su Book Creator e Canva. Nel laboratorio linguistico, i bambini hanno potuto svolgere molti quiz e giochi interattivi. Di grande interesse è stato anche il laboratorio multimediale della sezione A, che ha presentato le attività di italiano realizzate con diverse piattaforme. La poesia salverà il mondo. Gli alunni delle sezioni D ed F della scuola secondaria di primo grado dall'inizio dell'anno si sono avvicinati alla poesia per poter vedere il mondo con occhi diversi e per giocare con le parole attraverso le molteplici possibilità espressive del linguaggio, scegliendo la metrica, le figure retoriche e la struttura autonomamente. Con semplici parole come spunto, il corso è iniziato attraverso le 10 lezioni di poesia. I nostri alunni hanno potuto sperimentare le attività
suggerite dal libro dell'insegnante Simon, durante dei laboratori di poesia frequentati dai due protagonisti del libro Marion e Kevin. Viaggio a Piano delle Orme. Piano delle Orme è un parco tematico realizzato all'interno di un agriturismo, da cui riprende il nome. Per contenere ed esporre a un ampio pubblico reperti unici appartenenti al Novecento. Difatti, in oltre 30.000 metri quadrati rappresentano non solo la nascita della Repubblica Italiana, ma anche quella del territorio pontino, dalla bonifica della Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo questo insieme di incredibili reperti ad un imprenditore floricolo di nome Maurizio De Pasquale, che con gli alunni ha collezionato gran parte degli oggetti, strumenti e materiali esposti al museo. Gli alunni di classe terza hanno visitato una serie di padiglioni rappresentati circa negli ultimi 70 anni di storia italiana, accompagnati da animazioni ed effetti sonori mozzafiato. Uno dei momenti più emozionanti per i ragazzi è stato salire sui treni, leggendo i nomi delle persone deportate nei campi. Tra i vari percorsi, quelli preferiti dai ragazzi sono sicuramente quello agricolo e quello benedico. Dopo la visita guidata, i ragazzi ne hanno approfittato per rilassarsi nell'area verde del museo. Una visita ad istruzione diversa a Palazzo Chigi di Ariccia. Mercoledì 5 aprile 2023 tutti gli alunni delle classi seconde dell'Istituto Comprensivo Gramsci di primo grado sono andati in visita a Palazzo Chigi di Ariccia. Divisi in gruppi accompagnati dai docenti e dalle guide, gli alunni sono stati catapultati nel passato della vita dei principi Chigi in modo molto coinvolgente e appassionante, grazie anche ad una compagnia di bravissimi attori, i quali hanno interpretato proprio i fantasmi di Palazzo Chigi. I ragazzi si sono divertiti molto e hanno anche avuto modo di apprendere nuove cose e scoprire le tradizioni, i personaggi e le storie del passato. A parte essere precipitati nella storia, i ragazzi ci hanno anche partecipato giocando e facendo parte di una vera recitazione. Subito dopo finito il tour del palazzo, i ragazzi hanno fatto una buonissima merenda in piazza alle scale del Pantheon. Era un bullo, la vera storia di Daniel Zaccaro. Gli alunni della terza D e della seconda A, attraverso il progetto Letture d'Istituto, hanno avuto la possibilità di affrontare le tematiche del bullismo attraverso il punto di vista del bullo, leggendo il libro Era un bullo. I ragazzi della terza D hanno presentato il loro lavoro finale, aggiudicandosi il primo posto al concorso Navigare sicuri contro bulli e cyberbulli. I ragazzi della seconda A invece hanno svolto un progetto sul social reading. Il progetto è iniziato con la lettura ad alta voce del libro da parte dell'insegnante e condivisa in classe per poi continuare sulla bacheca social realizzata con l'applicativo Padlet, dove periodicamente la docente ha pubblicato dei post facendo rispondere agli alunni con delle proprie idee per il commento condiviso di alcune scene e su alcuni personaggi. Questo fa in modo di riportare la lettura negli interessi dei ragazzi e di esercitare le soft skills. Successivamente hanno realizzato un book trailer attraverso l'applicativo Canva, immedesimandomi nei suoi panni. Martedì 18 aprile 2023 i ragazzi dell'Istituto Antonio Gramsci di Aprilia hanno partecipato ai campionati studenteschi di atletica leggera con ottimi risultati. L'attività è stata coordinata dal prof. Lisaro, la professoressa Nanni e il prof. Coppotelli. Il primo posto nella gara di corsa degli 80 metri è stato conquistato da Christopher della terza E, con un tempo di 10.53, diventando così campione provinciale. Nella classifica finale l'Istituto Antonio Gramsci ha ottenuto la stessa posizione su altre 17 scuole partecipanti, con un punteggio totale pari a 105. Dalla descrizione al test d'avventura, un viaggio immersivo in digital storytelling. La classe prima A, ovvero 4.0, ha appena concluso un progetto articolato di scrittura creativa immersiva, l'analisi del testo descrittivo ed avventura. I ragazzi, guidati dalla professoressa Marilena Ferraro, hanno affrontato le tecniche narrative e la descrizione di ambienti e personaggi fino ad arrivare allo studio di un vero e proprio racconto di avventura.
I ragazzi hanno realizzato la descrizione di luoghi attraverso i cinque sensi, svolgendo un'attività didattica immersiva, guardando immagini a 360 gradi, ascoltando suoni, vedendo molto bene i luoghi e alcune descrizioni, fino ad arrivare a scrivere racconti di avventura in cooperative learning. Infine, per unire tutte le loro conoscenze e competenze acquisite, hanno svolto l'ultima attività immersiva, grazie al visore Class VR e alle risorse in esso contenute. La classe 4.0 si è divertita tanto grazie alla prof. Marilena Ferraro, che riesce sempre a trovare un modo per far imparare divertendosi. Un'esperienza di scrittura creativa e collaborativa molto importante per sviluppare competenze disciplinari e trasversali. Vi aspettiamo alla prossima puntata con nuove notizie, oppure dovrei dire arrivederci, perché questo blog è come una similetta, ha un inizio ma non una fine. Se durante l'anno avete voglia di leggere nuovi articoli, potete consultare il nostro blog. Ciao!